Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sì, sono ancora sistemata in questo modo, ma ancora diciamo una mezz'oretta di tempo da dedicare a registrare qualche video prima di scendere. Voglio farvi la recensione dei prodotti di idratazione che ho provato in quest'ultimo periodo. Guardo da questo lato perché li ho posizionati qua. Sono due full size e tre provine che avevo a disposizione e che ho deciso di utilizzare. Prima di iniziare ti invito ovviamente a mettere un pollice in su a questo video se ti piacciono i miei video, a iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e possiamo iniziare. Giù nell'info box vi lascio la lista dei prodotti che vi sto per recensire. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è contenuto, era contenuto in questa bellissima box con, non so se si nota, tipo il vestitino con il colletto molto bunto, molto carino. Questo è della Dema, mi fu regalato questa box quest'inverno, è della linea Love Bio Woman. All'interno c'era la crema viso che ho già utilizzato, testato e anche finito, vi lascio la recensione giù nell'info box, e una crema mani che vi vado a recensire ora. Eccola qua, la crema mani è questa, si chiama crema mani nutriente. Com'è carina la manina? Allora, ho una confezione da 75 ml, crema al burro di karité e all'olio di mandorle dolce, una crema nutriente dal tocco asciutto, protegge e mantiene idratata la pelle delle mani, un concentrato di sostanze nutrienti come il burro di karité e l'olio di mandorle dolce protegge la pelle dal freddo e assicura una prolungata idratazione e dona elasticità senza ungere. Ideale trattamento per contrastare i segni del tempo, l'insorgenza di macchie scure e mantenere levigata la pelle nel tempo. Allora, la confezione è fatta così e questa è la crema all'interno. Ha un buonissimo profumo di mandorle, si sentono molto, ne approfitto. È una crema leggera, ma molto idratante. Non si assorbe facilmente, nel senso che non è una di quelle creme che le metti e è già assorbita, ci vuole un pochettino. La sto utilizzando anche per idratare le cuticole, perché non si sa mai. In questo video non ho un olio da utilizzare, quindi è anche comodo avere una cremozza un pochino più importante come prodotto di idratazione mani, e mi piace anche sotto quel punto di vista. È una crema morbida, delicata, non appesantisce più di tanto la pelle delle mani, anche con 500 gradi e 100% di umidità come in questo periodo. Rilascia questo profumo dolcissimo sulle mani che mi piace moltissimo e quando la metto di sera mi piace addormentarmi con questo profumo dolce che entra nelle mie narici. Nulla, veramente un ottimo prodotto. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. No, le stesse informazioni che sono scritte qua dietro sono anche segnalate dietro la confezione, però veramente un ottimo prodotto. Grazie la mia ex cognata che me l'ha regalata. Poi un prodotto della Stenom, questa è un'edizione speciale del famoso cremone, come lo chiamava la mia nonna, si chiama della linea Face and Body Care All Purpose, crema ricca in nutriente, pelli normali e secche al cotton flower, quindi ai fiori di cotone. Profumo di fiori di cotone e latte di mandorla. Allora, qualche informazione extra. Complesso brevettato. Il laboratorio Family Expert ha messo a punto un complesso esclusivo di principi attivi isotrioderm che rispetta l'equilibrio del microbiota cutaneo. Lenisce le irritazioni e stimola l'innovazione cellulare. Arricchito con agenti emollienti, nutre e protegge la pelle e aiuta a prevenire la disidratazione quotidianamente. Apporta una sensazione piacevole di piacere e benessere. Lascia sulla pelle un delicato profumo di fiori di cotone e latte di mandorle per un momento di coccola in famiglia.
Ok, io questo prodotto non l'ho mai utilizzato sul viso perché è estremamente corposo, è un cremoso veramente importante per pelli molto secche. La sto utilizzando in questo, questa è la crema, la sto utilizzando in questo periodo un po' caldo, io ora sto registrando da fine luglio, non so quando riuscirò a caricare questo video. Ed è un pochettino pesante da farlo assorbire, quindi il prodotto tante volte cerca di scappare, però mi sapo un poco con quantità molto poche, riesco a idratare perfettamente tutta la mia pelle. Anche dopo una giornata di mare, tante volte non metto un prodotto di idratazione specifico, quindi un doposole, ma semplicemente anche questo cremozzo su alcune parti della pelle, quale può essere il polpaccio che si secca più rapidamente, il tallone, i gomiti, specialmente i gomiti mi si fanno sempre molto secchi, e questo prodotto aiuta a ristabilire un equilibrio di idratazione che sono andata a perdere durante la giornata. Poi ha un profumo dolcissimo, avvolgente. Tante volte lo utilizzo anche la sera come cremozzo sui piedi, prima di andare a dormire. La mattina mi risveglio con i piedini di una fatina. Mi piace tanto. Poi ho un ricordo affettivo del cremone della Stenom, come lo chiamava nonna, perché era un prodotto che la mia nonna utilizzava tantissimo per le mani, per le pelle. Come doposole, era veramente un prodotto per qualsiasi cosa per la mia nonna. E il profumo, la consistenza di questo prodotto fanno riaffiorare in me dei ricordi stupendi, quindi è anche un valore affettivo che mi lega a questo prodotto, perciò e poi mi piace proprio come prodotto in sé. Ora partono i tre prodotti in provetta. Allora, prima di cui voglio parlare è questa crema per il viso della Bio Vegetal Skin Food. Qui in Italia non c'è. Ai mirtilli, è una crema che idrata per 24 ore per le pelli da normali a secche. L'ho utilizzata nell'ultimo periodo, una sono riuscita con una piccola provetta così a fare 4 utilizzi mattina e sera, no, solo mattina perché dalla sera ho un altro cremozzo. È una crema molto leggera che si stende con facilità, non è difficile da far assorbire, si riescono a fare vari massaggi ed è molto idratante. Me ne sono accorta specialmente nella zona del collo perché se non mi idrato bene mi si fanno subito i segni e questa non mi ha non è stata non ha E questa crema ha assunto questa funzione di idratazione veramente in modo eccezionale, non ho avuto disidratazione in questa zona e neanche qui, che è un'altra zona che mi si segna subito, che ovviamente la mimica facciale fa gioco forza, lascia delle piccoli segni, quindi mi è piaciuta molto. Nei giorni in cui sono stata in vacanza mi sono portata ovviamente due prodotti perché erano una piccola vacanza di un weekend e ho provato della Bottega Verde questo trattamento contorno occhi Goji Perfect antirughe, antiborse, antiocchiaie con proretinolo ed estratti di goji per tutti i tipi di pelle. È una crema molto leggera, veramente basta un goccino, se ne si esagera ti ritrovi tutto il segnato, troppo prodotto nel contorno che non sai più dove iniziare a spalmare e praticamente ti spalmi sul viso e ti si idrata anche il viso, quindi va usato pochissimo, sì, riesco, è stata una crema dove sono riuscita a fare tutti i miei massaggi. Non ho avuto difficoltà neanche a fare quelli per sgonfiare la zona, quindi quelli che faccio la mattina. E l'ho utilizzato anche un pochino sul contorno perché andando a mare praticamente tutta la giornata utilizzo comunque uno stick labbra, però il contorno viene gioco forza segnato e questo prodotto mi ha aiutato anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda l'antirughe, effettivamente
non sono segnatissima, però un pochino più distesi i tratti io li ho visti. Per le borse e le occhiaie c'è un miracolo. Io fortunatamente facendo corna e scongiuri ho un po' di borse quando non dormo, non tantissime, però mi si segna un pochino questo tratto, e le occhiaie quando, sempre quando non dormo, qui che sono molto chiare, mi si vedono un sacco di venuzze e si fa un po' viola, però tutto questo cambiamento non l'ho visto purtroppo, però per il resto è una buonissima crema che potrei anche pensare di acquistare. Sempre della Bottega Verde, sempre utilizzata in vacanza, la linea Hyaluron Plus, una crema viso SPF 15, ricompattante, effetto filler, con acido ialuronico e estratti di fiori bianchi per pelli normale e o secche. Allora, una crema corposa ma non pesante, bella profumata, mi è piaciuta. Come dico sempre, l'effetto dell'acido ialuronico mi piace molto sul viso perché esfolia leggermente, ovviamente perché le percentuali sono molto basse, e aiuta a portare un rinnovamento cellulare più rapido rispetto a una crema normale che non abbia acidi all'interno. In questo periodo, io comunque ho 36 anni, utilizzare creme con queste caratteristiche, quindi con un acido e poi un leggero acido e poi comunque con un boost di idratazione, si vede completamente la differenza, perché l'acido, come dicevo, ti esfolia e poi hai il plus di un qualcosa che ti idrata immediatamente e si crea un equilibrio di togliere cellule morte e ringiovanimento cellulare data dall'idratazione. Quindi mi è piaciuta anche questa. Direi che questo video di skincare e idratazione sono stati tutti a cuore. Ok, per ora questo video finisce qua. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti è piaciuto e ti sono state utili queste recensioni. Se non vuoi perdere i prossimi video, ti invito a iscriverti al canale, c'è il tastino qua nell'ultima schermata e giù nell'info box. Nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!